Eccoci qua, siamo partiti. La nostra macchina si è rotta, dobbiamo trovare 6 oggetti per farla funzionare. Ok, quindi suppongo che qui non ci sono libri da trovare, ma dobbiamo trovare delle cose. Laggiù c'è già qualche cosa. Perché siamo in una specie di foresta buia. Non so cosa possa accadere, come si ha Slendrina in questo gioco. A quanto so, questo dovrebbe essere il primo Slendrina che è stato sviluppato. Quindi dovrebbe essere in teoria il meno pauroso o il più semplice. Cosa ho trovato? Una candela per il motore? Vabbè. Infatti da Ah, qua. aspetta! Non fa paura. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. A caso! Qui ti arriva a caso! Non ce l'hai dietro, ti arriva nel muso diretta! Bene, bene, bene! Questa volta sì che sono felice. Ok, questo forse potrebbe darmi dei problemi. Oddio. No, ragazzi. Così nel muso non può arrivarmi, però. No. Cosa mi state facendo? Ho messo anche hard, tra l'altro, pensando che fosse una cosa semplice, tra virgolette, come gli altri giochi. No, questo è pesante. Poi arriva nel muso, sì, dai. Devo trovare 6 di questi cosi che luccicano a giro. Il fatto è che non riesco a vedere un cazzo. Non so dove sto. Sto andando completamente a caso! A caso! Anche lei. No, lei non sta andando a caso. Basta! Non se ne può più! Ha rotto coglioni! Oh, c'è qualcosa laggiù, un punto rosso. Siamo a metà, non sono 8 gli oggetti da prendere, almeno in questo gioco sono soltanto 6 e per fortuna, perché la situazione è leggermente differente, cambiata dagli altri Slendrina. Adesso mi mancano altri 3 oggetti, poi naturalmente devo trovare anche la strada dove ho lasciato la macchina. E non c'è una mappa, non c'è niente, devo soltanto orientarmi da solo e quindi posso dire che mi sono letteralmente perso. Sì, non ci sia qualcosa, dai. Sì, non ci sia qualcosa. Dove ho la macchina, ok. Ricordiamoci di qui. Ricordiamoci a questo punto. Ok. No, no, mi sta dietro. Ragazzi. No. Basta. È una canna, è possibile? No, ce l'ho ancora. Ormai mi sta dietro. Questo lezzo non corre, non va, non vuole andare. Madonna. 3 oggetti, 3 cose. Dove le vado a cercare? No, no! Oh, che qualcosa. Basta! Ragazzi, la situazione sta diventando incandescente. Io ho messo hard e qui mi sta spuntando ogni 3 secondi. Lasciami in pace. Mi sto andando in un labirinto. Cosa vuoi vado a farci qua dentro? Vado a morirci, no? Ormai si sì. Non trovo qualcosa, però bada, mi incazzo, eh. Qui dentro non c'è niente, mi incazzo subito, cioè. Una ruota. Mancava anche una ruota, tra l'altro, ma ce l'ho qui. Ce l'ho qui, non ce l'ho. Mi aspetta fuori, sicuro, perché vedrai. Mazza, mazza. Ogni angolo. Guarda, guarda, tanto appare a random, sicché c'è. Un culo, lei mi aspetta l'uscita di là. Oh! No! Dov'è? Ti odio! Odio! Che cazzo ci fa un volante attaccato al ramo? Qual è il senso? Cioè, mi si è fermata la macchina, non è che ho fatto un incidente, perché devo. Oh! Il senso di questo gioco. Allora, manca una cosa soltanto. Dove non c'è niente, suppongo. Qui non ci sono stato. Qui non ci sono stato! Non ci sono stato! Qui. C'è questo? No, questo non è niente. Forza qualcosa qui, che cos'è? No, non mi uccidere, no, adesso non puoi.
Oh, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. No, 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 ragazzi. No, è quella che basta. Hai rotto le palle. Hai rotto le palle. Dove è la macchina? Dove è la... Devo andare via, devo andare via. Dove è la macchina? Dove è la macchina? Qui, da queste parti, ci sono tanti alberi. Mi ricordo da dove ho più alberi. La macchina, ho tutto, devo andare via, ti prego, non farmi male, non mi curare. Allora, oh, qui ci sono le rocce. Oddio, mi sono perso. Mi sono perso e ho slendina al culo sicuro, non mi voglio neanche voltare. Non voglio voltare. Ok, qui ci sono tanti altri. Ma! La macchina è qui, la macchina è da queste parti. La macchina, la macchina! Non t'azzardare, non t'azzardare, non lo fare mai più, non lo fare mai più, non lo fare mai più. La macchina, mamma mia, tessuti della macchina, fanno più paura di slendrina, fanno più paura di slendrina, ce l'abbiamo fatta, signori, mamma mia, è stato il delirio più totale. Il fatto che ti salti nel muso così all'improvviso rende questo slendrina molto particolare confronto agli altri, signori, mamma mia. Devo fare altre 3 mappe, bene. Anche per oggi, ragazzi, concludo qua questo video, spero vi abbia divertito questa nuova avventura su slendrina in mezzo al bosco. Come al solito vi invito a cliccare mi piace, commentare, iscrivervi al canale, Facebook e Instagram le trovate nella descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti ragazzi!